E in occasione del meeting dello spettacolo qui a Pomezia incontriamo Sofia Marino, un altro talento eccezionale, protagonista all'ultima edizione di Io Canto Generation. Quindi parliamo di Canale 5, di Gerry Scotti, di Giudici Straordinari. Insomma, Sofia, un'esperienza che porterai sempre nel cuore. Com'è andata? Innanzitutto, ciao a tutti. È stata una delle esperienze più belle della mia vita, che mi porterò nel cuore. Io sono arrivata alla terza puntata, però è stato bellissimo. Cioè, per me è stato un grande traguardo anche arrivare alla terza puntata. Per me è stata una grande vittoria, perché ci sono state diverse selezioni e tra queste selezioni eravamo molti ragazzi e io sono stata scelta. Quindi io non me lo aspettavo, però sono stata scelta. E sono felice. Poi sono felice di aver conosciuto tantissimi ragazzi là dentro, perché per l'amicizia che si è creata, perché si è creata un'amicizia bellissima con tutti i ragazzi, perché tutt'oggi, anche se Io Canto è finito, ancora noi ci sentiamo tutti i giorni, facciamo le chiamate, stiamo chiamate ore e ore, raccontiamo quello che succede, ed è bello proprio per questo, perché il gruppo si è creato una famiglia anche in poco tempo, non c'è quella invidia, quella gelosia tra di noi ci vogliamo tutti bene. Noi che vi abbiamo seguito da casa ci siamo sempre chiesti: ma siete così talentuosi oppure molti di voi frequentano delle scuole di canto, come è giusto che sia? Allora praticamente alcuni ragazzi, cioè la maggior parte dei ragazzi fanno la scuola di canto, invece ce ne sono due che non la frequentano, che sono autodidatta, che sono Daniele Mattia Inzucchi, ragazzo che è arrivato terzo, e Samuele Spina, che era della mia squadra. Ecco. Però nonostante loro non abbiano mai studiato canto, erano lì perché avevano le loro potenzialità. I giudici com'erano? I giudici erano bravissimi, belli di presenza, meravigliosi. Ed erano molto bravi, stavano attenti in molte cose e io sono grata di averli conosciuti. Poi c'erano i nostri vocal coach, i nostri capo squadra, il mio era Fausto Leali, ed erano tutti cordiali, gentili, ci aiutavano se avevamo paura, quell'ansietta, loro ci aiutavano in tutto. E poi facevamo anche dopo la prima puntata noi potevamo fare le prove con loro, perché per la prima puntata non avevamo fatto prove con loro. Noi abbiamo cantato con loro improvvisando, perché non l'avevamo mai provato. Dopo la prima puntata c'erano anche loro e ci aiutavano, anche se noi, per esempio, una nota era troppo alta, loro ci dicevano facci così che meglio. Ci hanno aiutato in molte cose. E adesso cosa farete voi, insomma, che dopo questo successo straordinario di questa trasmissione, cosa farete? Continuerete a studiare, farete le serate, parteciperete ad eventi? Allora, io spero tanto di partecipare ad eventi, ad altre molte cose, e comunque continueremo a studiare esattamente perché è la nostra passione, quindi continueremo a studiare sempre. Ci lasciamo con una canzone che tu vuoi dedicare a tutti e soprattutto ai nostri spettatori di Italia News, giornale. Canterò Io Domani, allora, il mio canto di battaglia. Eh sì. Io domani avrò cura dei pensieri tuoi, sarò donna oppure solo amica come tu mi vuoi. Guardami negli occhi, caro amore mio, dimmi se qualcuno vuol dividerci. Tu non sai di cosa non sarei capace io. Grazie, complimenti. Brava Sofia, grazie. Grazie a voi.